Saluto da dottor Palma, assessorista turismo dentale, dentista in Moldavia. Sto parlando ora dei tempi di guarigione dell'osso, soprattutto dopo gli innesti di osso. E questa è la principale domanda che ci fanno, per esempio, al policlinico qua in Moldavia. Ci chiedono, ovvero, quante volte devo venire in Moldavia e soprattutto a quale distanza temporale devo venire di nuovo in Moldavia alle fasi successive. Allora, i tempi dipendono fondamentalmente dalla situazione di partenza. Se la situazione di partenza è grave, per cui è necessario, per esempio, fare degli innesti di osso, diciamo che il paziente torna a 6 mesi e poi torna di nuovo a 4 mesi. Se la situazione è normale, il paziente torna a 4 mesi e finisce i lavori. Se invece la situazione è semi-complessa, torna a 4 mesi e poi di nuovo dopo altri 4 mesi. Il tempo di permanenza che noi consigliamo è sempre 7 giorni. Questo perché? Perché per fare il lavoro bastano ore, ok? Però quando per esempio noi siamo in fase iniziale abbiamo necessità almeno di 24-48 ore per discutere col paziente, per fare la diagnosi corretta, discutere con l'equipe il caso, chiarire tutti i dubbi prima ancora di partire. Poi si parte con i lavori, una o due giornate lavorative, poi altri 3 giorni di follow-up, di controllo per evitare che non ci siano punti da stringere, da aggiungere, verificare il gonfiore, l'edema, il sanguinamento, tutte quelle cose che permettono al paziente poi di partire in tranquillità. Seconda fase, se chirurgica, stessa cosa, oppure seconda fase, per esempio innesti di osso che noi andiamo a fare nel secondo viaggio oppure al primo viaggio, ci occorre verificare tutte queste cose che ho detto. Se il paziente termina quindi fase protesica, secondo o terzo viaggio, ci occorrono 7 giorni, se sono casi estremamente estetici vi chiediamo anche di stare 10 giorni e questo va tutto a vostro vantaggio perché quando si parla di estetica si tratta poi di andare a fare delle modifiche insieme al paziente, parlare con i tecnici, con l'equipe tecnica, protesista. Siamo tanti colleghi qua e dobbiamo parlare tra di noi, ma soprattutto col paziente andare passo dopo passo, arrivare al risultato finale. Ciò che influenza più di tutto i tempi di guarigione dell'osso. Questo è l'argomento del video ed è ciò da cui dipende poi tutto questo che abbiamo visto. L'osso può delle volte essere un osso perfetto, delle volte un osso meno perfetto, un osso spugnoso, un osso morbido, un osso elastico, un osso rigido, un osso che ha delle infezioni, dei batteri. È un osso che magari ha del pus, quindi è un osso dal quale dobbiamo togliere impianti dentali che non si sono integrati, che hanno messo altri dentisti, per esempio. Se qua c'è un impianto dentale che sta paro paro con l'osso, questo è un impianto dentale che sta bene, ma se io ho un impianto dentale che l'osso è riassorbito e fuoriesce dall'osso l'impianto dentale, questo è un impianto dentale che noi dovremo togliere. Per toglierlo si carota letteralmente via, quindi si perde tanto osso e magari delle volte qua sopra c'è il seno mascellare. Sono casi questi in cui dobbiamo togliere l'impianto, mettere osso, innestare osso e aspettare che questo osso diventa compatto. In genere qua, poi se ci troviamo nella parte superiore, dobbiamo fare un grande innesto. Per aspettare che l'innesto si rivascolarizzi, significa che noi mettiamo in un box grande, tanta polverina, ok? L'innesto di osso è una polverina praticamente che si mette all'interno della cavità dove i vasi sanguigni terminano qui e nei vasi sanguigni c'è il nutrimento che serve poi a far stare vive le cellule ossee. Se noi mettiamo una polverina amorfa qua, dobbiamo aspettare che i vasi sanguigni si creino all'interno in tutta la porzione interna dell'innesto. Praticamente si formi un osso vascolarizzato. Più è grande l'innesto, e maggiore è il tempo che serve perché questo si vascolarizzi. Maggiore il difetto e maggiormente sono lunghi i tempi. Infatti i tempi vanno dai 6
ai 9 mesi. Quanto dura dipende da quanto è grande l'innesto. Chi ce lo dice? Il chirurgo. Quando il chirurgo toglie, vede la cavità, la morfologia di cavità, perché può essere per esempio il box dove noi mettiamo l'innesto, una scatola con quattro pareti, ma può anche essere in alcuni casi una scatola con sole tre pareti. Voi immaginate praticamente una scatola di questo tipo, ok? La faccio vista dall'alto. Questo è il box dove noi andiamo a mettere l'osso da innesto e gli manca questa parete. Qua arrivano vasi sanguigni, da sotto arrivano vasi sanguigni, da qua pure arrivano vasi sanguigni, da questo lato non c'è nessun apporto di vasi sanguigni. In questa zona è probabile che l'osso non attecchisce. Supponiamo invece che ci troviamo in una situazione di questo tipo, sarà molto difficile far diventare l'osso alto fino a questo livello, probabilmente un osso che crescerà, che attecchirà in questa maniera. Allora qui noi delle volte ci utilizziamo delle membrane fatte dal sangue del paziente stesso con la tecnica PRF che ci permette di ricreare delle membrane dalle piastrine, dal contenuto piastrinico del sangue. Ci sono certamente delle tecniche che ci possono aiutare a velocizzare, ma quello che noi consigliamo sempre è di non andare a forzare la natura. Se la natura ha bisogno dei suoi tempi per ricreare l'osso, noi non forziamo mai la natura, perché poi ci ritroviamo un osso che non è di grande qualità, che ha dei vuoti al suo interno, dove noi poi mettiamo un impianto dentale, ma la superficie dell'impianto a contatto con l'osso è una superficie veramente insufficiente per dare stabilità all'impianto stesso. Meno aria c'è dentro all'osso, più è compatto l'osso e più abbiamo superficie a contatto con l'osso della mite. Quindi è molto importante la superficie con cui l'impianto dentale tocca l'osso. Noi c'è da dire che abbiamo l'unica TAC qua nei paraggi che ci permette di verificare in anticipo la superficie di contatto degli impianti e andare a pianificare le compattazioni ossee, i tipi di innesto, e andiamo a sapere già prima di mettere l'impianto quale sarà la percentuale di successo di un impianto. Per esempio, un impianto che avrà un contatto di superficie tra il 20 al 30% è diverso da un impianto che avrà un contatto stimato dell'80-90%. Noi questo già lo sappiamo grazie all'attack tridimensionale che abbiamo al nostro policlinico, un attack che è costata oltre 50.000 euro, è l'unica veramente che si trova sia qua in Moldavia che nei paesi limitrofi. Fondamentale avere l'attacco 3D in sede prima della pianificazione della chirurgia, non tanto per fare le guide chirurgiche, quelle spettacolo, cioè non serve sapere, si fa tanto spettacolo oggi sul carico immediato, per esempio andare a togliere i denti dall'osso, mettere gli impianti e andare subito a caricare i denti. Quello che non si dice è che si ha un livello di insuccesso maggiore degli impianti quando si fa questo show, questo spettacolo. A noi interessa invece fare delle riabilitazioni sicure. Il paziente sta spendendo gli ultimi soldi della sua vita che può spendere dal dentista e dobbiamo evitare, ha già passato tanti anni senza i denti e per montare subito i denti, non aspettare magari 4 mesi con la protesi provvisoria mobile, si montano subito dei denti fissi, subito dopo la chirurgia fresca, gli impianti sono a fresco nell'osso e questi impianti c'è il rischio che li perde. Oltretutto vi ricordo che andare a sommare il rischio già presente su ogni impianto, che è del 2% di insuccesso, ovvero se un impianto si perde chiaramente lo rimettiamo, però è uno stress perché il paziente deve tornare, non andiamo a creare percentuali di insuccesso gratuitamente in più quando ce le possiamo risparmiare. Nel prossimo video invece vi parlo forse un po' più approfonditamente del carico immediato, perché è veramente importante capire che la biologia va rispettata. La biologia va rispettata, non bisogna mai scherzare con i limiti di sopportazione né dei materiali né dei tessuti del corpo umano. Sì, funzionano certi tipi di riabilitazione, ma se io non lo farei su di me perché le condizioni non sono ottimali, un paziente che fa per esempio
innesti di osso, noi delle volte neanche mettiamo gli impianti proprio perché vogliamo avere la certezza che l'osso che si forma poi un osso ottimale, compatto e che dura poi la riabilitazione per almeno 20-30 anni nella bocca del paziente. Quindi un saluto da Dottor Palmas, questi erano i tempi di guarigione dell'osso. Ricordate che gli innesti di osso sono delle polverine artificiali, non pensate che sia chissà quale grande chirurgia. È che fondamentalmente noi le ricostruzioni dell'osso le facciamo nella parte superiore della mandibola, i cosiddetti seni mascellari, quelle cavità che abbiamo al di sotto degli zigomi. Prima fase si tolgono tutti i denti, si rimuovono le radici purulente che ci hanno pus, eccetera, si fanno gli innesti di osso se si possono fare nelle zone dei seni mascellari, se siamo in condizioni di sicurezza. E si aspetta che guarisca l'innesto messo e si trasformi in osso. Successivamente, in quelle zone, se non è stato possibile mettere gli impianti dentali, allora andiamo a metterli in fase successiva.